querce, ginepri, salici, pioppi, decine e decine di alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati tagliati, per giunta in pieno periodo riproduttivo, nella riserva naturale regionale Sorgenti del Pescara Popoli. Questa è la denuncia delle associazioni ambientaliste, che parlano di un incredibile scempio realizzato letteralmente nel cuore di una delle prime aree protette della regione. Nelle riserve regionali stanno accadendo fatti sempre più gravi, spiegano gli ambientalisti, ma questo supera ogni immaginazione. L'ufficio parchi della regione Abruzzo deve intervenire duramente. Un patrimonio unico non può essere trattato in questo modo. Lo hanno detto questa mattina in conferenza stampa i rappresentanti delle associazioni Salviamo l'Orso, Lega Italiana Protezione Uccelli e Stazione Ornitologica Abruzzese sulle inequivocabili immagini raccolte durante un sopralluogo avvenuto venerdì scorso 10 giugno. Molti cittadini sentivano il rumore delle motoseghe, hanno segnalato, ma come mai nel cuore della riserva naturale, che dovrebbe essere un santuario della natura, qui avanti da settimane le motoseghe che vanno avanti. Abbiamo chiesto un sopralluogo, dopo un po' di difficoltà sì, abbiamo ottenuto il sopralluogo e siamo stati anche con la società ornitologica abruzzese, con Salviamo l'Orso, e abbiamo visto una cosa che veramente, come illustrano anche le fotografie, è stata abbastanza sconvolgente, sono stati tagliati degli alberi anche enormi, alberi alti 20-25 metri con diametri di un metro e più all'altezza di petto d'uomo, in periodo di nidificazione, quindi li hanno tagliati adesso, c'erano ancora le foglie, loro li sono tagliati prima, no, li hanno tagliati in periodo di nidificazione, che significa la morte di molti piccoli di uccelli che erano ancora nei nidi. Quindi se il taglio andava fatto, ma andava fatto con criteri diversi e non tagliando le piante che sono state tagliate. Io sono stato per 30 anni nel corpo forestale, ho visto quello che è rimasto a terra, fa vedere che la ceppaia, cioè la base, erano alberi dal tronco sano, erano alberi sani, sono stati tagliati perché erano pericolanti, alcuni forse erano pericolanti, altri io ho moltissimi dubbi sul fatto che fossero effettivamente pericolanti, perché pendevano non da verso il sentiero ma da un'altra parte, ma non andavano fatti certamente in primavera e estate, andavano fatti in autunno. Questi tagli, se dovevano essere fatti, è poco per volta, non questa cosa andata avanti per mesi, stravolgendo un ambiente, se non si tutela un territorio dentro una riserva naturale, ma dove deve essere tutelato? Non significa niente allora una riserva naturale, è solo un nome,